head says, so the foggy goes through mine. Very cold the first time that I flirted with you, dear. When I jokingly said, come and be my bride. Now the time has turned the pages, it's the sweetest joke. Someday you're gonna hurt me and be hurt, you lovely fool. Only God can do it, time along with time. But in the meantime, I keep you loving you with all my heart and soul. And I pray God to let it last if it's will. Just remember that I'm dumb, I guess, like any foolish man. Am I happy? Stay. So the foggy. Oh, goes your mind. Ok, questa è una Walden Guitar che vi ho fatto vedere più di una volta. Ho usato una Suzuki armonica in Mi. Il pezzo era scritto in Do, però ho scoperto che lo cantano in Mi. Adesso scriverò fare in Mi anche. Il pezzo di Stonewall Jackson, di Wade Jackson, cantato da Stonewall Jackson. Saranno parenti? Non lo so. Il prossimo che vorrei fare, che ho già fatto, ma nel prossimo. Waterloo, when you meet your own Waterloo, every puppy has his day, everybody has to pay, everybody has to meet this Waterloo. Waterloo, I always knew was the first in history with an apple. Standing in the sea, just for spite, a day for me to think about, and the whistle and make this Waterloo. Waterloo, Waterloo, will you make your own Waterloo? Every puppy has a day, everybody has to pay, everybody has to make this Waterloo. Leave the general Napoleon the friends, try to conquer the world there. Suspense, they defeat known as Bonaparte tree. So we're not only met his Waterloo. Waterloo, Waterloo, will you meet your own Waterloo? Every puppy has his day, everybody has to pay, everybody has to meet his Waterloo. Now a fella who's darling proven true took a life. As he lost his two nice sins, where the little bird sings, as he worked on doing mad his Waterloo. Waterloo, Waterloo, will you meet your own Waterloo? Every puppy has his day, everybody has to pay, everybody has to meet his Waterloo. Certo punto ho sbagliato. Ho messo un accordo a cazzo di cane. La canzone invece, come l'ho cantato, era bene. Peccato, c'è sempre qualcosa che non va. Vabbè, io dico quello che penso quando faccio una cosa di scritta, lo dico per i miei livelli, ovviamente non di scritta in assoluto. Allora, questa Walden Guitar, ho messo questi che sono dei
chiamiamoli fermacorde, in inglese sono pins, e sono in metallo, anzi in bronzo. Ho messo pure delle sellette in bronzo sulla mia Telecaster della Halle Benton TE52. Io noto che è cambiato il suono, poi sarà un'impressione mia, mentre quelli in ebano che ho messo sull'altra non è che è cambiato tantissimo il suono. Queste sono corde abbastanza leggere, secondo i miei standard sono 0,11 non 0,12, di solito sono 0,12, a dire 0,13 quando ho tornato un sintomo su, quindi il livello di tensione, ho deciso di avere una leggermente più, sono corde nickel and bronze della Daddario, quindi un po' una via di mezzo fra più nickel, chi uso di più, cioè le Monel. Anche sulle corde elettriche, sulle chitarre elettriche preferisco quel suono lì, che e le Fosfor Bronze, quindi erano in sconto, quindi ho pagato 5 euro invece di 12, 3 pacchetti, e quindi io non l'ho messo sulla qui, uno sulla Velore e uno sulla mia prima chitarra, tutta il laminato della Washburn, una tutta nera, è una Dreadnought, quella più grande che c'è. Vi consiglio di, allora, qui sentite il suono della chitarra com'è, nudo e crudo, senza abbellimenti. Anche la chitarra elettrica, ho usato un amplificatore dall'impianto valvolare, però poco, però funziona, il suono è bello, quindi ho fatto vedere come suona la Harley Benton TE90, che è questa. Dietro c'è la tromba, perché a quest'ora suono tromba e trombone, anzi ho ripreso adesso, veramente molto 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 bella. Non è, no, molto bella, no, molto, mi piace molto il suono, dico la verità. E questa pure è stata veramente un'occasione usata, veramente una chitarra dà l'idea di essere una chitarra molto più costosa. Questo è addirittura finitura, sono in nitrocellulosa come quelle della Martin. È una chitarra un po' che ci si può fare tutto, perché non è né troppo grande come la Dreadnought, né piccola come la Delore, che non è poi piccolissima, è su, non è proprio una Parlor, che ma abbastanza, non ho nessuna veramente Parlor, figura, prima o poi magari. Comunque, ho messo quel video perché io, problema che la chitarra elettrica, a parte che non sono un grande suonatore di chitarra elettrica e la suono più o meno come un'acustica, ma poi bisogna mettere l'amplificatore, attaccare, ecco perché poi mi viene l'istinto di fare un pezzo e la chitarra acustica è molto più facile da suonare, nel senso prendi i suoni, non c'ha tutti quei cazzi vari che c'ha la chitarra elettrica, che ho fatto pure un video su vari cazzi vari, cioè sui pedali. Va bene, questo è, arrivederci.